Siamo qui perché Samir ha lanciato una pietra e ha sfondato la finestra. E non solo la finestra. Ha rotto pure a noi. In data lunedì 23 dicembre, l'alunno Samir Khatab. Samir Mohammed Ali Said Salim Abdullah Khatab. Con tale colpo infrangeva il vetro delle scale del primo piano, i cui frammenti raggiungevano. No, dottor, no, però raggiungevano non va bene. Si accordano per l'esclusivo addebito, il cui importo verrà versato sul conto della scuola dalla famiglia dell'allievo Khatab. Io non firmo. Noi non paghiamo. Dotto, quando ero bambina per molto mi nominavano le bacchettate sulle mani. Lei mi sta dicendo che io dovrei prendere mio figlio a bacchettate? Chi rompe paga. Tu hai picchiato mio figlio. Io sono stato provocato, ecco, provocato. Se ha colpito il bambino, ha imbrattato il karma. Ora ho capito perché Samir ha rotto la finestra. Lei ha scritto che Samir fa il bue. Questa recita, come la chiamate, comincia con una leggenda musulmana e si chiude con delle poesie indù. Qui c'è scritto che Yusuf Hassan fa l'asino. E Yusuf è un altro mio nipote. C'è tutta la famiglia a scuola. Tutto lo zoo. Io non faccio nulla per vostra recita del vostro Natale. Loretta, non esasperi gli animi. Che cosa nascondete in cantina? Voi in moschea fare gli accordi con gli egiziani, con i pakistani, con l'ISEF. Io farò pentire te di essere venuto al mondo. Ma lei vuole scatenare la terza guerra mondiale. Agguerrateria! Amici, vi prego, vi invito alla moderazione. Andrà tutto bene. Io queste cose le sento. Se la sente lei. Ciao ragazzi, volete sapere 5 remake italiani di film stranieri di cui non si sentiva proprio il bisogno? Vi ricordate il bellissimo Ricomincio da capo con Bill Murray? Ecco, purtroppo nel 2004 Giulio Manfredonia decise di rigirare la storia con protagonista Antonio Albanese nel film È già ieri. Inutile dire che non ebbe nemmeno lontanamente il successo dell'originale, proprio non ci si avvicinava proprio neanche lontanamente. Stessa sorte per Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi con Frank Matano e Claudio Bisio, un brutto remake anche questo, pieno di cliché, della commedia brasiliana A Mulher Invisível di Claudio Torres. Fece un pessimo incasso al botteghino Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso, remake del francese Un village presque parfait di Stéphane Meunier, a sua volta remake del canadese La grande seduzione di Jean-François Pouliot. Andò malino, insomma, giustamente. Anche I babysitter di Giovanni Bognetti con Facchinetti, Mandelli, Ruffini e, ahimè, Abatantuono, è stato un brutto rifacimento della commedia francese di grande successo, invece, Babysitting. E chiudo con Io sono tornato, deprimente rifacimento italiano con Frank Matano, Massimo Pupulizio e una poco, veramente poco credibile Stefania Rocca che recita un brutto cliché, ed è il rifacimento invece del tedesco Lui è tornato, film invece davvero bello, originale e profondo, che invece vi consiglio caldamente di vedere. Che ne pensate? Siete d'accordo? Fatemi sapere nei commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando le notifiche, e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao da Valeria.